Io sono Bernardoni Mattia, l'amministratore della Bernardoni Impianti SRL. Noi ci siamo occupati interamente della realizzazione dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva della struttura nella quale oggi siamo ospiti, che è l'agriturismo Relè Tenuta il Cigno a Villanterio in provincia di Pavia. Non nego che sono state valutate delle altre opzioni. La proprietà ci ha chiesto esplicitamente di pensare a un sistema che avesse un risvolto ambientale positivo. A confronto con altri sistemi, voglio pensare alla biomassa, è stato optato il sistema Robur perché non necessita alcun tipo di gestione specifica da parte del personale della struttura. Il tutto può essere semplicemente gestito tramite una centralina da remoto, quindi senza dover andare sulla macchina ad intervenire, e possono essere semplicemente gestite le temperature sia in fase estiva che in fase invernale. Ad oggi la grande soddisfazione da parte del cliente finale per questa tipologia impiantistica ci porta ad attuare un ulteriore ampliamento, proprio perché la struttura si è ingrandita, sono state aggiunte delle camere, dei servizi, una cucina ulteriore, per cui il fabbisogno iniziale è aumentato. Il sistema Link della Robur con queste pompe di calore ad assorbimento ci consente in maniera molto semplice di assemblare ulteriori componenti di pari potenzialità per poter implementare sia la potenza sul riscaldamento sia la potenza frigorifera. Non dimentichiamo che con lo stesso sistema andiamo anche a produrre, o meglio ad integrare, la produzione di acqua calda sanitaria. Nello specifico, questo impianto si appoggia su un bollitore sul quale noi abbiamo portato una linea di un campo solare che è stato posato più o meno in prossimità delle pompe di calore, che nel qual caso non riesca a produrre in maniera sufficiente il fabbisogno di acqua calda sanitaria, viene integrato dallo stesso modulo di cui vi ho appena parlato. Ad oggi il risultato è stato molto molto concreto anche in termini economici, perché oltre al vantaggio di avere una macchina che punta in percentuale molto alta al recupero della fonte di energia rinnovabile, questo sistema ha dato la possibilità al cliente di recuperare in termini economici e di far proprio il conto termico 2.0.